In questa puntata, in Sicilia un museo all'aperto. Buonasera a tutti gli amanti dell'arte. Fiumara d'arte è il più grande museo a cielo aperto d'Europa. Fascino, mistero, provocazione, conflitto di interessi e di passioni. Comunque, noi non possiamo restare indifferenti davanti alle enormi installazioni artistiche che modificano il paesaggio. Fiumara d'arte si trova a Castel di Tusa, in Sicilia, in provincia di Messina. In auto, il percorso di visita al museo di Fiumara d'arte dura circa 3 ore. Si deve percorrere una zona vasta tra i monti Nebrodi e il mare lungo il corso del fiume Tusa. Vediamo le opere già a distanza, profili grandi e netti, in forte contrasto con il paesaggio bruto. Sappiamo che alla base di questa realizzazione artistica c'è anche un obiettivo di provocazione e denuncia, dichiarato dal suo ideatore, Antonio Presti. In una regione dove vaste zone sono deturpate dall'abusivismo edilizio, queste opere d'arte sono il simbolo di un modo diverso di intervenire sul territorio. Durante il nostro percorso, con tappa nei diversi luoghi d'arte, non ci stupisce dunque il motivo della provocazione che ha ispirato gli artisti. Così Antonio Di Palma mette una grande onda azzurra in cima al promontorio che svetta sul mare. Paolo Schiavo Campo inventa una forma sinuosa che sfida la dolcezza delle colline circostanti. Ancora su una montagna troviamo il labirinto di Arianna di Italo Lanfredini, un lungo corridoio avvitato su se stesso che dalla cima domina tutta la valle. Scendendo verso il mare incontriamo il muro della ceramica, un muro di cemento a bordo strada, dove molti artisti hanno incastonato i propri lavori. Ci sono poi le due opere che hanno suscitato maggior scandalo tra le amministrazioni locali. La materia poteva non esserci, di Pietro Consagra, una scultura alta 18 metri, posta poco prima della foce del fiume Tusa, opera che ha resistito alle molte ingiunzioni di demolizione, e il Monumento per un poeta morto, di Tano Festa. La nostra visita si ferma qui sul mare, davanti a questa enorme finestra che incornicia il tramonto. Termina qui Arte. L'appuntamento è per sabato prossimo alla solita ora, dove andremo insieme alla scoperta della grande civiltà dei Maya in mostra a Venezia. Vi aspetto. Arrivederci.